547 scuole della regione potranno aprire da domani il pomeriggio per offrire iniziative culturali e sociali ai ragazzi e alle loro famiglie. E il piano Scuola Viva che la regione ha presentato oggi a Città della Scienza, dove ha preso il via la 3 giorni dedicata appunto alla scuola con ragazzi da tutta Italia. Sentiamo Letizia Cafiero. Un dialogo aggiornato e partecipato tra scuole, istituzioni, aziende. Al via Città della Scienza a Napoli 3 giorni per la scuola, convention nazionale interamente dedicata al mondo della scuola e alle sue eccellenze. Organizzata da Città della Scienza con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Assessorato all'Istruzione della Regione Campania. Regione che oggi ha presentato Scuola Viva. 454 scuole della Campania saranno aperte anche il pomeriggio. 75 milioni di euro che noi investiamo nell'arco di 3 anni. Siamo riusciti a firmare l'atto di concessione, quindi il decreto per l'atto di concessione. Le scuole da oggi pomeriggio potranno scaricarlo, compilarlo, potranno firmarlo digitalmente e inviarlo alla regione. Quindi di fatto oggi potrà cominciare Scuola Viva. Centinaia di docenti e studenti, l'evoluzione tecnologica, le richieste e le tendenze per l'attuazione del piano nazionale scuola digitale e gli obiettivi di questa 14ª edizione. Confronto la parola chiave. Una grande operazione in cui la scuola si interroga su se stessa parlando di contenuti e prova sostanzialmente a mostrare quello che nelle classi si fa. Bisogna ricomporre le fratture, costruendo alleanze tra tutti i soggetti tramite un'istituzione, quale può essere il comune, che tenga insieme i pezzi. Sessioni plenarie di discussione, workshop tematici, seminari, poi la parola passerà alle scuole per confrontarsi e condividere modelli efficaci e buone pratiche, come il caso dell'Istituto Comprensivi Mitilini di Casoria, Napoli. I ragazzi, supportati dalla dirigente Filomena Simonelli e dal professor Gennaro Nasti, ci spiegano il loro progetto Coding e Robotica Didattica. Stiamo programmando il robot per farlo arrivare al suo traguardo. I comandi che possiamo usare sono avanti, indietro, destra e sinistra. Grazie a questa diciamo, applicazione, questo programma, riusciamo ad posizionare delle situazioni su questa schermata, e queste situazioni saranno i comandi che il robot dovrà eseguire.